provato negli ultimi anni diversi, come si può dire, contenitori per dischi a stato solido, sia i classici tradizionali in formato 2 pollici e mezzo SATA con interfaccia SATA, sia modelli per PCI Express. Però questa è la prima volta, ho ordinato e mi dovrebbe arrivare poi nelle prossime settimane, non so ancora bene quando, un piccolo disco, sempre diciamo NVMe, PCI Express, di quelli corti, 22-30 come dimensione. Per cui poi ne ho approfittato anche per trovare un contenitore. Come potete vedere, questo è un contenitore decisamente piccolo, nasce per essere utilizzato come disco esterno classico. Il connettore è un connettore USB Type-C con un coperchio che è magnetico, vedete, diciamo anche carino, ed è veramente molto molto piccolo. All'interno poi viene fornito anche il suo cacciavite, poi viene fornito un pad termico, il laccetto e le due viti per fissarlo. Comunque andiamo a dare un'occhiata anche come è fatto all'interno. Il case è in alluminio, per cui dovrebbe, diciamo, aiutare anche parecchio la dissipazione del calore. E vediamo come si apre più che altro. Ho dimenticato qualcosa? No, non penso. Ecco, per aprirlo c'è una linguettina laterale, non so se riesco a farvela vedere. Sì, comunque, vedete. Sì, non l'ho ancora provato, lo proverò più avanti. Però vedete, è molto piccolo e all'interno ha proprio il classico attacco PCI Express M2. Per cui, però va bene per i dischi 22-30, per cui quelli molto, molto piccoli. Però vedete, alla fine comunque il risultato è carino, nel senso che anche una volta chiuso andiamo a rimetterlo nel modo, ok, e dovrebbe essere così e così, perfetto. Poi con le sue belle viti, vediamo se riescono a non farle cadere. Comunque adesso, battute a parte, a me sembra carino, adesso ripeto, lo proverò appena mi arriva il disco. Ma non dubito che sia performante a livello di come si può dire, chip interno, da quanto ho letto è buono. Adesso la marca non la conosco, per cui non posso dire nulla. Però mi piaceva molto anche il coperchio magnetico e il fatto che comunque fosse decisamente piccolo. Vabbè, vi lascio comunque il link in descrizione, dategli un'occhiata, secondo me può essere comunque una bella idea. Soprattutto se vi avanzano, capita spesso, ad esempio anche a me capita di smontare da portatili, cambiare dischi, e mi trovo spesso con questi micro dischi 22-30 a stato solido, magari da 512 GB, niente di particolare. Però trasformarlo così in un disco portatile esterno è sicuramente carino, soprattutto perché ha un attacco Type-C, per cui lo potete utilizzare anche con gli smartphone, con i tablet, e non occupa veramente nulla. Va bene, come al solito, se vi è piaciuto, vi è stato utile, vi chiedo la cortesia di lasciare un like, e se volete supportarci in modo totalmente gratuito, senza nessun impegno, vi chiedo anche la cortesia di iscrivervi al canale. Grazie e alla prossima.